Buongiorno a tutti e benvenuti. Il 5 maggio ricorre il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte e il Museo a Corso Metto conserva varie opere dedicate a questo importante personaggio, più altre che rimandano a quel periodo storico. Bene, con questo video vogliamo mostrarvele creando una sorta di percorso napoleonico all'interno delle nostre collezioni. E quindi seguiteci. Partiamo dal ritratto di Napoleone. Ecco, il suo volto, le sue fattezze sono ben conosciute attraverso i numerosi dipinti che vennero realizzati all'epoca. Ecco, noi vogliamo mostrarvi due miniature realizzate da artisti francesi che ripropongono modelli ripresi da Jean-Baptiste Isabey, il primo pittore di corte di Napoleone, che eseguì numerosi ritratti appunto dell'imperatore. La prima miniatura acquisita dal museo nel 2015 ci mostra Napoleone che indossa l'uniforme dei cacciatori a cavallo della Guardia Imperiale. Ecco, noi vediamo solo la parte superiore ovviamente dell'uniforme, che era composta anche da alti stivali neri che coprivano fino al ginocchio i calzoni bianchi. Sul petto a sinistra potete vedere due medaglie, una della Legione d'Onore e l'altra quella dell'Ordine della Corona Ferrea. L'uniforme fu indossata da Napoleone durante la battaglia di Wagram contro gli austriaci avvenuta fra il 5 e 6 luglio del 1809. La seconda miniatura che raffigura Napoleone, tra l'altro questa arriva dalle collezioni di Pietro Accorsi, ce la mostra con un'altra divisa, un'altra uniforme, quella dei granatieri a piedi della Guardia Imperiale, una divisa che indossava in occasioni speciali. Ecco, sul petto si notano alcune onorificenze, la Legione d'Onore e la medaglia di Cavaliere dell'Ordine della Corona Ferrea d'Italia. Ecco, quest'ultimo ordine cavalleresco fu istituito nel giugno del 1805 da Napoleone e questo dato ci permette appunto di datare a non prima di quell'anno proprio questa miniatura. Ecco, ricollochiamo nelle vetrine le due miniature. Il ritratto di Napoleone, ma dovete sapere che non sono gli unici ritratti che abbiamo dell'imperatore. Infatti conserviamo anche due tabacchiere che presentano proprio il suo volto, ma di questo ce ne parlerà la collega Manuela. Grazie Alberto. Ecco le nostre due tabacchiere che fanno riferimento non solo a Napoleone ma anche alle sue due mogli. La prima moglie, Josephine de Beauharnais, sposata il 9 marzo del 1796, e per quanto riguarda questa seconda tabacchiera, Maria Luisa d'Austria, sposata il 1 aprile del 1810. La prima tabacchiera presenta sul coperchio dorato due ovali con i ritratti di Napoleone e Giuseppina. E l'oggetto è stato realizzato qualche anno dopo le nozze della coppia, quando Napoleone era già stato incoronato a re d'Italia nel 1805. Lo capiamo perché sul petto di Napoleone è appuntata l'onorificenza dell'Ordine della Corona Ferrea d'Italia, di cui Alberto vi ha poco fa parlato, un ordine cavalleresco che è stato istituito proprio da Napoleone nel 1805. Le miniature sono state attribuite al pittore Jean-François Soiron, mentre la tabacchiera all'orafo Pierre Baraton. Al Louvre di Parigi se ne conserva una del tutto identica. Le nozze con Giuseppina rimasero prive di eredi, quindi nel 1810, il primo aprile del 1810, Napoleone si risposò per la seconda volta con Maria Luisa d'Austria, figlia di Francesco II d'Asburgo-Lorena. A questo secondo matrimonio fa riferimento la seconda tabacchiera presente nelle nostre collezioni, che conserva la sua custodia originale in marocchino rosso e incisioni dorate. Sul coperchio di questa seconda tabacchiera realizzata in oro e smalto si trova questa miniatura ovale ritraente Napoleone, che riprende un ritratto realizzato da Jean-Baptiste Isabey, conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna. E in questa miniatura Napoleone è abbigliato in modo molto elaborato, in quanto indossa proprio l'abito delle sue seconde nozze con Maria Luisa. Questo prezioso oggetto venne prodotto come raffinato regalo per ricordare appunto l'evento matrimoniale.
E ora di un'opera legata a un altro episodio della storia napoleonica vi parlerà il collega Alberto. Grazie Manuela. Il 1800 segna un momento proprio di svolta per l'epopea napoleonica. Napoleone era infatti diventato da poco il primo console della Repubblica Francese e alla testa di oltre 50.000 uomini si appresta a scendere in Italia attraversando il valico del Gran San Bernardo, diretto a Marengo, dove si svolgerà la vittoriosa battaglia contro gli austriaci. Napoleone sceglie questo percorso nonostante numerose difficoltà anche logistiche. Gli stessi generali gli avevano prospettato l'impossibilità dell'impresa. Nonostante questo, pare che Napoleone abbia detto proprio ai generali: l'impossibile è alla portata di tutti, io voglio usare l'impossibile. A seguito di questa grande impresa, il pittore Jacques-Louis David realizzerà uno dei più celebri ritratti di Napoleone Bonaparte, ossia quello in cui lo si vede raffigurato sul suo cavallo che si impenna mentre indica la via ai suoi soldati. Di questo ritratto esistono in realtà 5 versioni. La prima venne commissionata dal re di Spagna Carlo IV come tentativo di intesa proprio con la Francia e le altre successive vennero realizzate a fini propagandistici. All'interno di questo contesto nascono opere proprio come queste che vedete accanto a me. Si tratta di un bassorilievo in bronzo dorato che riprende proprio il dipinto di Jacques-Louis David. Sulla cornice verrà aggiunta un'aquila, simbolo proprio dell'impero. Ma questa non è l'unica opera che raffigura proprio Napoleone sul valico del Gran San Bernardo. Difatti conserviamo anche una miniatura realizzata da Giovanni Migliara, una miniatura fixe sui verre del 1821 circa, attualmente in prestito alla Reggia di Venaria e di proprietà già della collezione di Pietro Accorsi. Se volete sapere di più su questa miniatura vi consigliamo di vedere il video dedicato proprio a Giovanni Migliara. Dopo queste vittorie sul campo, il destino di Napoleone sembra portarlo ad altri successi. E nel 1804 avviene un fatto davvero particolare. Un'opera che abbiamo in museo lo descrive proprio bene. Ma di questo ci parlerà proprio Manuela. Il museo conserva una placca in porcellana dipinta su cui è raffigurata la cerimonia di incoronazione di Napoleone a imperatore dei francesi, una cerimonia che si è svolta all'interno della cattedrale di Notre Dame a Parigi il 2 dicembre del 1804. Tuttavia, la raffigurazione presente su quest'opera non riprende l'iconografia classica del dipinto di Jacques-Louis David, in cui Napoleone è rappresentato nell'atto di incoronare la moglie Giuseppina. Su questa placca è rappresentata un'iconografia meno nota, tratta da un disegno di Louis Lafitte, nella quale Napoleone è rappresentato mentre si pone la corona sul suo capo. E questo noi lo sappiamo, questo fatto è confermato, perché dietro la cornice di questa placca, che adesso vi mostriamo, è presente questa stampa d'epoca in cui è raffigurato appunto il disegno della nostra presente sulla nostra placca. L'importante evento della incoronazione imperatore non distolse comunque Napoleone Bonaparte dai campi di battaglia e di questo ce ne continuerà a parlare Alberto. Numerosi sono i ritratti di Napoleone Bonaparte, realizzati ovviamente a fini propagandistici, ne abbiamo visti alcuni in precedenza. Ecco, su questa parete ne abbiamo un altro, però realizzato a bassorilievo in bronzo dorato. Si tratta di una medaglia col profilo di Napoleone Bonaparte, in cui viene riportata una iscrizione sul bordo: Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia. Siamo infatti dopo al 1805, anno in cui Napoleone Bonaparte viene appunto incoronato a Milano nel Duomo come re d'Italia. Quest'opera viene realizzata da André Gall, che è stato medagliista francese, iscritto, membro dell'Accademia di Belle Arti di Francia, espose regolarmente a partire dal 1806 al Salone di Parigi
E questa medaglia faceva da pandan con un'altra, con il ritratto dello zar Alessandro I di Russia, per commemorare la pace del trattato di Tilsit avvenuta nel 1807, che poneva fine alla guerra fra la Quarta Coalizione e l'impero appunto napoleonico. La vicenda di Napoleone si chiude con l'esilio nella piccola isola di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale. Napoleone morì qui il 5 maggio 1821 nella residenza di Longwood House, oggi diventata museo, e fu sepolto nella Seine Valley. Una miniatura conservata nel nostro museo e realizzata da Giovanni Migliara, adesso esposta alla Regia di Venaria Reale, raffigura la tomba di Napoleone sull'isola. Ma dal 1840 le spoglie di Napoleone sono state traslate a Parigi. Ma le opere napoleoniche non finiscono qui. Con l'eredità lasciata da Giulio Metto sono entrati a far parte delle nostre collezioni altri oggetti, attualmente non esposti sul percorso di visita. Vediamo quali sono. Abbiamo due ritratti celebrativi, un medaglione con il profilo di Napoleone con il capocinto dalla corona d'alloro e una miniatura che riprende il ritratto di Napoleone nel suo studio dipinto nel 1807 da Paul Hippolyte de la Roche. Abbiamo poi due miniature realizzate diversi anni dopo la morte di Napoleone, una tratta da un dipinto della seconda metà dell'Ottocento del pittore Jules Girardet, mostra il condottiero insieme alla prima moglie Giuseppina in un momento di riflessione sul potere raggiunto. La seconda miniatura raffigura Napoleone mentre passa in rassegna la sua grande armata in vista della battaglia di Jena in Germania, combattuta il 14 ottobre del 1806. Quest'opera riprende il dipinto di Horace Vernet del 1836. Infine abbiamo un cameo celebrativo che ricorda il battesimo dell'unico figlio di Napoleone, Napoleone Francesco, nato il 20 marzo 1811 dall'unione con Maria Luisa d'Austria. E con queste opere terminiamo il nostro percorso napoleonico e fateci sapere nei commenti quali sono quelle che vi sono piaciute di più. Vi aspettiamo per vedere dal vivo le opere napoleoniche qui conservate e vi ricordiamo che il museo è aperto dal martedì alla domenica. A presto con il prossimo video!